Benvenuti ad una nuova puntata dell'Angolo della Ricerca. Ovviamente in mia compagnia c'è Antonio Mori che saluto subito e ringrazio per l'ospitalità. Saluto anche te, carissima. Grazie. Allora Antonio, oggi parleremo di un mondo magico, parleremo delle creature preternaturali. Esatto. Hai voglia di parlarci un po' innanzitutto cosa vuol dire preternaturale? Preternaturale vuol dire che sono distaccate dalla natura, quindi fanno parte di una natura distaccata dalla nostra natura, proprio quella che conosciamo noi. Quindi parleremo di gnomi, fate, parleremo di, questo di tutto mondo questo. Magico. Perché non c'è un set? Io di gnomi, fate potevo riempire il tavolo, anzi non ci stanno tutti, ma ho preferito avere un tavolo vuoto. Motivo queste fate che si comprano in certi negozi, follettini, pixel, questo qua non rispettano nel modo più assoluto le forme che hanno questi esseri. Perché questi esseri Steiner, Rudolf Steiner, Steiner aveva capito e visualizzato queste forme, alcune forme, che erano più che altro come un baffo di luce. E lui le ha definite queste forme. Ovviamente le immagini di Steiner non ve le posso far vedere perché sono coperte da copyright. E poi sono molto sintetiche. Ho preferito fare degli schizzi veloci io per potervi far vedere in modo più accurato e un po' più aggraziato, aggraziato queste forme qua. Già nella Kabbalah, un capitolo della Kaddish, Kadash. Dice che eh, non è possibile che ci sia un essere, anche il più piccolo, che sia sprovvisto eh, di un suo deva. Quindi dice anche un filo d'erba, il più piccolo filo d'erba, ha qualcuno che badi a sé. Quindi un guardiano. E da qui parte questo discorso. Poi il discorso si allarga con Paracelso il quale ha, in, in un certo senso, stabilito uno un scintoismo tutto suo, perché chiaramente anche lo scintoismo giapponese sappiamo che attribuisce a ogni elemento un spirito, lo spirito dell'acqua, lo spirito del fuoco. Ho diversi amici giapponesi e loro ogni cosa, eh, ogni elemento per loro ha un suo spirito, quindi hanno sci, sci, scisso, infatti, shintoismo si chiama proprio da questo il fatto che loro hanno diviso tutto in spiriti, no? E ha cominciato a dire che dove c'è il fuoco c'erano questi spiriti chiamati salamandre, che chiaramente non, non sono i pleurodeli che noi vediamo nei fossi, sulle erbe, nelle capezzagne, a parte che la salamandra la salamandra ormai si è, si è estinta. Ma sono in realtà degli esseri quindi di natura elfica, di natura devica. E quindi lui dice che il sole è letteralmente pieno di questi esseri che governano le fiamme. Mentre invece dice che nell'aria nell ci sono le sirfidi, i sirfi, gli aerodadi, i nenusareni. Quindi ci sono tutte, questi, tutte queste eh, entità. Che lui diceva esseri provvisti, sprovvisti di anima, dice esseri come animali, animali che vivono in una dimensione eh, un po' ipnagogica tra il visibile e l'invisibile, come quando ti addormenti. No? E, e quindi ha detto che la terra, ci sono i nani, ci sono i folletti, ci sono i gnomi, i goblin, e i troll, e tutte queste credenze qui chiaramente paracesso non credo li abbia mai visti, fanno parte di un immaginario, di un immaginario però eh, volendo vedere le cose in modo diverso, cioè pensando che noi esseri umani abbiamo un angelo custode, non è difficile immaginare che tutte le forme di vita che sono state create, nomine di Dio, possano aver assegnato un essere che li governa. Quindi da questo punto di vista... Eh, perché anche la teologia è un, una scienza preternaturale, si può anche pensare che ciò possa esistere, che ciò possa essere. È chiaro che si tratterà di puro spirito, ma questi spiriti hanno voluto dare forme e queste forme che hanno voluto dare nelle cose così che noi vediamo, che possiamo comprare in certi negozi, sono del tutto falsate, perché in realtà le cose sono molto diverse. Quindi immaginare che, per esempio, anche gli gnomi, uno dice: Ma guardati un po' mori come sei! Sei in realtà uno, gnomo, ti ringrazio, perché gnomo deriva da gnoscere, quindi deriva da conoscenza. Gnomo non vuol dire piccolo, <ride> non vuol dire piccolo. Gnomo non è un diminutivo o come si può dire. Sinonimo di pigmeo, ma gnomo deriva da gnoscere, conoscenza gnostica. No? Quindi gnomo vuol dire questo. Quindi sono esseri come posso dire che conoscono sapienti. la natura, che sono esseri molto sapienti. E questi esseri qui, la loro forma è chiaramente qualcosa che ognuno gliene può dare una a suo piacimento. Però in genere si chiama. Sappiamo che Rudolf Steiner ha fatto. Tanto per questo e ha cercato proprio di scindere, di vedere, di scandagliare in questo universo preternaturale e quindi molto variopinto, pieno di forme di vita eh, appunto mh, anacorporali, e quindi ha cercato di dare come si può dire un'idea un di quello che può essere, eh, diciamo, questo, questo questa è una forma. Ecco. È una forma che comunque ricorda un pochino gli angeli, in modo molto diverso, forse anche un po' car car caricaturizzato. E quindi eh, ha cominciato a mettere in ordine una serie di immagini e da questa serie di immagini in poi, diciamo modo, quasi tutti ci siamo, ci siamo riferiti a queste, a queste forme qua. Poi c'è stata un'altra. Un'altra grande artista il cui nome mi sfugge. che Lei diceva di vedere queste creature, e, ma ti dirò che ho trovato molte persone nella mia vita che hanno detto di averli visti, io che sappia non ho mai visto niente. Eh, ma molte persone affermano di averli visti e raccontano la cosa con una tale enfasi. Per cui diventa difficile immaginare che una persona crei una macchinazione così e poi la dica con così tanta veemenza, lo dica con così tanta enfasi. Ma addirittura ti dico persone, eh, come la mia prof, la mia carissima compianta eh, professoressa, non faccio il nome perché non c'è più, non voglio mica, ecco, eh, con tre figli avvocati non vorrei avere qualche problema. Eh, eh, però lei ha sempre detto di vederli, eh, di vederli e lei proprio li vedeva e c'è stato anche in televisione negli anni Ottanta uno che diceva di vedere queste, queste creature. No? Eh, è chiaro che davanti a queste constatazioni tu rimani sempre lì e dici ma eh, insomma sarà vero o non sarà vero e d'altra parte cercare se è vero o non è vero secondo me... Eh, è una perdita di tempo. Eh, è chiaro che ci sono cose che noi non vediamo nella nostra religione, quando si dice il credo. Si dice che lui ha creato le cose visibili e invisibili. Omnia visibilium et invisibilium, nel credo costantinopolitano detto in latino. Quindi, se egli ha creato colui che è eh, diciamo Dio, ha creato queste forme. In grosso modo il bello è che le possiamo trovare perché allora, noi cristiani abbiamo gli angeli, gli ebrei hanno gli angeli perché loro sono quelli che ne hanno una marea. I musulmani hanno gli angeli, gli induisti ce l'hanno, i buddisti ce l'hanno. Cioè, ognuno, tantissime religioni hanno i loro angeli. Perciò, a questo punto, bisogna dire che qualche forma deve esserci e tutti li ritraggono con le ali, certo loro, appunto l'Islam, ha tantissimi angeli particolari che possiamo trovare, possiamo trovare nel Corano, quindi possiamo trovare nella Torah, che è appunto eh, che sono i cinque libri particolari del Deuteronomio, troviamo anche lì. Molti angeli, l'angelo che lotta con Giacobbe, eh, quella famosa scala di Giacobbe che vede angeli salire e scendere. Eh, se andiamo nel, nel Vangelo, troviamo anche lì angeli che eh, chiaramente non solo, ma questi angeli sembra che proprio c'erano in ogni momento importante di Gesù, c'erano quando è nato l'annunciazione dell'angelo a Maria, eh, dopo quando Gesù è risorto c'era l'angelo là che ha detto le donne perché cercate costui eh, che non è tra i morti ma tra i vivi, eh, perciò ci sono questi angeli che sono sempre lì, ecco, quando nostro Signore è salito al cielo gli angeli gli hanno detto qua agli apostoli, cosa guardate verso l'alto, andate a fare quello che vi ha detto di fare. Perciò in un modo o nell'altro, nei punti nevralgici importanti delle religioni, questi esseri soprannaturali, di cui anche gli angeli fanno parte, ci sono. Dopo di altri esseri, nella Kabbalah ebraica si parla molto di, queste, di questi piccoli volti, eh, si parla tantissimo di questi piccoli, di questi piccoli popoli. Va bene Antonio, ci fermiamo. Ci fermiamo prima... nella prima parte che abbiamo fatto questo discorso, nella seconda parte eh, vedremo le immagini. Bentornati di nuovo qui con me e Antonio e come promesso adesso in questa seconda parte vedremo le immagini di questi esseri ovviamente realizzati da te Antonio. Sì, 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 perché ci sono molte cose molto simpatiche in internet, ma tu sai che le immagini sono tutte coperte da copyright e perciò non voglio avere guai. In più devo dirti che mi sono anche dilettato ottenendo dei risultati forse anche migliori di quelle immagini che ci sono. Vediamo quindi la salamandra. Lo spirito elementale che governa il fuoco, un essere a forma di fiamma, con una visione leggermente eh, proto-umana, vedremo proprio un volto, vedremo delle ali, vedremo questa scintilla. Eh. Ecco, la Soya Sin Said ve la farà vedere. Ecco, la famosa salamandra che niente a che fare con appunto, con l'anfibio, e che governa il fuoco, tutto ciò che è fuoco, lei c'è. E dall'elemento, dallo spirito elementale del fuoco, eh, andiamo all'opposto, allo spirito elementale dell'acqua e vediamo le undine o ondine. Sono rappresentate grosso modo in questo modo. Mi è sembrato che fosse un argomento molto interessante, perché non voglio convincere nessuno dell'esistenza di questi spiriti, ma è una curiosità, è l'angolo della ricerca, certe volte deve ficcanasare in certi argomenti, è così. Ecco, qui vediamo l'ondina e questa qui proprio è quella che governa le acque, però anche, ci sono anche le ondine dei fiumi, eh, perché questa dei laghi riguarda soltanto appunto i mari e gli oceani. Vediamo adesso oh, i silfi, appunto, oh, che riguardano gli spiriti elementali che governano l'aria. Quindi siamo arrivati all'aria eh, e vediamo i Nenusareni. I Nenusareni sono degli spiriti molto belli. Io, chiaramente, l'immagine l'ho creata io da cima a capo, da capo a fondo perché ci sono immagini ma non così, non così, e questo governa soprattutto la formazione degli arcobaleni. E come vedete sotto questi, questi tentacoli, questi tre piedi che ha, lascia cadere, lascia cadere questo grande tesoro di monete do, dorate che lo sappiamo tutti, la leggenda che al piede di un arcobaleno c'è cioè una pignatta di pentole d'oro e nei Nusarini l'arcobaleno e l'aria, quindi sono spiriti aerei formi dell'aria. Passiamo quindi alla terra e quindi passiamo ai vegetali, vediamo un silfo dei vegetali. Un silfo dei vegetali, ne vediamo che rispecchia anche un pochino le foglie, la forma dei vegetali. Si dice, secondo la mitologia, che questi qui... Ogni piantina ha il suo silfo, e dice se poi la pianta la porta in casa muore, alcune volte perché dicono il suo silfo non se l'è sentita di venire in casa e di seguire la pianta, perché mh, hanno paura di noi, degli umani, e quindi la pianta muore perché il suo silfo l'ha abbandonata. Eh, ci sono anche queste incubrazioni mentali malsane, ma io ve le devo dire, perché chiaramente l'angolo della ricerca si occupa anche di argomenti che sono poco più che aria fritta, ma questo è molto interessante. E qui vediamo i fauni degli alberi, questa figura romana, questi grandi fauni in cui ci sono anche tante poesie eh, che parlano dei fauni che s'attediano sotto una luna d'oro di cristallo, i famosi flauti sonanti, i, i, i fauni flautanti che usano i flauti proprio e suonano il flauto e questo è proprio un fauno degli alberi, vediamo questo spirito un po' nordico, un po' molto strano, che letteralmente con il suo corpo si divarica e letteralmente protegge come sotto una campana di vetro questo, questo albero. Anche questo dice la pianta si ammala quando il, il fauno la abbandona. Se tu fai un dispetto o una roba del genere alla pianta, il fauno abbandona la pianta e allora che custodi sono? Se, se appena c'è un problema se ne vanno. Come ti dico, qui si tratta di pensieri di persone che hanno anche buon tempo e che certamente è chiaro che ci sono molte più cose di quante noi ne vogliamo vedere, eh? perché ecco, qui vediamo un folletto dei, dei vegetali. È qualcosa che è molto particolare, molto molto vicino agli gnomi. È quello che si avvicina di più diciamo, a questi pixie, a questi goblin, a questi follettini che noi compriamo. E io, mentre parlo di queste cose, non posso salutare Sara Furlan, che lei è molto appassionata di questo argomento. ha una collezione infinita di queste creature meravigliose. Tant'è che ha detto che quando si sposa. Vuole una coppia di pixie sulla torta, al posto che i due sposini vuole una coppia di folletti sulla torta. Bella idea. Una bella idea, sì, perciò non potevano salutare Sala Furlano, una cara amica, una cara amica per me, quasi una figlia, devo dire. Saltando dai folletti e dai vegetali siamo arrivati agli gnomi, agli gnomi che hanno una grandissima passione per i funghi. Gnomi coltivano funghi e poi si divertono anche, fanno i loro balli e si mettono in testa appunto le cappelle dei funghi. Ed ecco qui, vediamo appunto gli gnomi. Eh. In una notte particolare di luna piena, vediamo gli gnomi che sotto questi funghi luminosi si intrecciano quasi non visti, intrecciano le loro danze furtive e Non si fanno vedere dagli umani. Ecco, di noi hanno un po' vergogna tutti, dicono queste creature che gli umani sono infidi e non hanno tutti i tordi perché noi la stiamo distruggendo la natura. Loro cercano di salvarla, ci vivono, noi la stiamo distruggendo. Che esistono o non esistono, comunque sia, se davvero esistono, ci credo che gli facciamo schifo. Eh, quest'ultima immagine devo dire che. Esige un commento, parla del, delle lemuri. Sappiamo che se noi parliamo di lemuri, ci viene immediatamente in mente i lemuri del Madagascar, eh, che sono veramente squisiti, bellissimi. Quando io vedo i lemuri, io vorrei abbracciarne uno subito. Sono bellissimi, come i koala, come i panda, hanno una, questa dolcezza infinita. Poi ho sentito invece che sono molto velenosi, che possono morsicare, hanno delle salive tossiche non tutto ciò che è bello è anche buono. <ride> ecco, Però questi spiriti, appunto le lemuri, eh, sono una cosa, una forma preternaturale, una creatura preternaturale creata appunto dalla mitologia romana e vediamo, dicono, queste ombre vaghe che si aggirano per la notte e che a questo punto spiano le persone. Vede, mentre invece i gnomi vengono pregati perché rivelano i tesori. Quindi i gnomi si chiedono, si, ci chiede di da, ci sono le ritualità con i gnomi per chiedergli di, di darci dei soldi. Alle ondine gli chiedono di dare la fortuna, mentre invece alle salamandre di dare l'amore. Perciò tutte queste cose hanno una fioritura, una letteratura, poi su internet delle letterature irrilevanti, con di quelle immagini quasi donne nude con appiccicate delle ali, sono cose di un disgusto estremo, perciò ho preferito fare io le immagini. Vediamo dunque le lemuri, vediamo questa forma che io ho dovuto interpretare chiaramente da Steiner, ho dovuto appunto puntualizzare con dell'argento perché altrimenti non si vedrebbe niente. Dice sembra quasi una mano, una grande mano nera e, e che si aggira e che queste, queste lemuri sono... Sono i custodi della notte, riguardano tutto un argomento che riguarda la notte. Siamo giunti sì. al termine di tutto Una questo. Una cosa Antonio, dato che ovviamente mettiamo sempre di fronte i tuoi lavori, ha voglia di raccontarci un pochino come li hai realizzati brevemente? Vole, volentieri, volevo prima di tutto far prego, vedere quest'ultimo. Vorrei alzare... Dopo aver parlato di queste forme di vita, questo Arcangelo. Bellissimo. Questo arcangelo, l'Arcangelo Metatron, eh, che qui siamo nella Kabbalah, che governa il mondo di Keter, eh, chiaramente la Chiesa Cattolica Romana Apostolica non parla di questi angeli perché lei come arcangeli ne ha scelti solo tre. Michele, Gabriele, Raffaele. Ecco, è chiaro che ce ne sono tanti altri. Ma noi, eh, come cristiani, non crediamo a questi, a questi arcangeli. È un capolavoro, Antonio, questo disegno bellissimo. Questo è veramente. un capolavoro, vero? Ecco, questo è stato fatto in due giorni perché non ne potevo proprio più, ce l'avevo in mente e l'ho potuto realizzare. È realizzato in acrilico, anche se sembra un gessetto, è realizzato in acrilico e chiaramente è stato una fonte di ispirazione. Qui è appunto l'arcangelo Metatron, perdon, lo tengo su seminatore della luce, vediamo che nelle mani ha appunto delle, delle, della luce e la fa cadere, una è gialla come il sole e una è bianca come la luna. E sopra qua in alto, in questo punto vorrei far vedere, c'è Dio, Dio Padre Unipotente Uno e Trino, che fa cadere questa luce, queste scintille di luce, che le dà all'Arcangelo Metatron, il quale è incaricato di farla veicolare nel suo mondo e poi farla scendere fino a noi, il mondo della terra, il mondo denso Malkut, Benissimo. che praticamente ci sono questi vari mondi, appunto Azilut della, della emanazione, Beria della creazione, Yezira della formazione e Asia dell'azione parlano che attraverso questi mondi, quando tu hai in mente di fare una cosa, stai emanando e sei nel mondo dell'emanazione. Poi a un certo punto tu la crei, poi cominci a crearla e questa si forma, Yezira. e poi la fine è completa, assia. quindi la cavola esprime molto bene. Antonio, ma una cosa, una domanda che sorge spontanea, tu hai iniziato, sappiamo che queste sono le tue grandi passioni, non ti fermi mai, proprio studi fino in fondo, hai studiato tantissimi argomenti, tantissimi campi differenti. Tantissime. Ma hai avuto una guida che ti ha potuto portare a, a queste passioni? Oppure è proprio nata da sola, da piccola? Ho da avuto bambino? una guida molto interessante, una guida eccellente, la mia curiosità. Devo dire che io ho imparato tutto da solo leggendo tanti libri, però non posso non ricordare la mia prof che è appassionata di angelologia e mi ha regalato tutti i libri importanti, cominciando da Steiner e poi mano a mano anche da lei, con lei ho imparato tutto ciò che io non avevo, perché lei aveva dei libri antichi che non sono più reperibili. E ho potuto imparare con lei anche a parlare anche alcune, alcune lingue, chiaramente in modo marginale, ecco, alcune parole ebraiche, anche parole ramaiche, perché non si può mai dire di conoscere queste lingue, perché il loro apprendimento è veramente qualcosa di infinitamente lungo. Ecco. Questi mondi della sì. Kabbalah invece li conosco in modo, come si può dire, sono penetrato in questo questo misticismo ebraico, ci sono penetrato proprio fino all'amidollo. Perciò conosco la Kabbalah in modo, diciamo, completo, ecco. È chiaro che, che la Kabbalah ha diverse correnti, perché a seconda dei vari rabbini, eh, ogni, ogni rabbino, ci sono stati grandi rabbini, e ognuno di loro ha una sua corrente, quindi ci sono delle particolarità. L'uria, per esempio, ha una cosa, un altro ha un'altra, quindi ci sono diversi, diversi campi. Ma sai che poi alla fin fine tu devi capire che... Tu puoi sapere quello che vuoi ma alcune persone non ti vogliono attribuire di sapere niente perché io attraverso la cabala ho fatto molti incontri molto spiacevoli con persone che dopo un po' hanno cominciato ad acquistare loro i libri e chiaramente i libri parlavano di una cabala diversa da quello che stavo facendo io e dopo un po' mi hanno, eh, come si può dire, avversato perché... Perciò sono argomenti questi che io non insegno mica più perché la mia pro voleva che io potessi portare un po' queste conoscenze, ma per portare queste conoscenze ci vuole l'umiltà per imparare. E adesso sono, vogliono essere tutti maestri e quindi essendo essere tutti maestri eh, non, può, non si può imparare. Di maestro ce n'è uno solo, per noi cristiani è Gesù Cristo. Noi siamo qui per imparare su questo piano qua. Va bene Antonio, come sempre davvero ti ringrazio tantissimo. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. Certamente. Grazie Antonio e grazie anche alla nostra pubblico. Un caro saluto a tutti. Arrivederci.